Partita finita, ragazzi, non mi piace. Partita finita, ecco l'illuminazione adesso sì. Lazio 3, Inter 1. Allora, ragazzi, nel frattempo una piccola dedica. Sarri out nel dubbio, sembra comunque Sarri out. Sarri sta distruggendo la Lazio, Sarri out, Sarri è un incapace, Sarri è un benzinaio, Sarri non sa allenare. Nel dubbio, comunque, Sarri sta distruggendo la Lazio. Comunque, ragazzi, comunque, io già so che della partita si parlerà poco. Già lo so. Perché qui andiamo subito a snocciolare l'episodio clou di questa partita. Ripartenza. Nel frattempo è finita la partita, ragazzi. 3-1, ok. Ripartenza dell'Inter. Palla da Di Marco che subisce falla a centrocampo, ok. L'arbitro dà la regola del vantaggio. Prosegue l'azione Lautaro Martinez, quindi vantaggio concretizzato perché la palla è andata a capitare a Lautaro Martinez, compagno dell'Inter, compagno di Di Marco. Vantaggio concretizzato, Lautaro arriva dai 25 metri, poteva fare quello che cazzo voleva, anzi poteva dare palla sulla destra, nel frattempo qui rissa ragazzi, ancora una volta rissa, se vedete. Vabbè, adesso qua si parlerà sicuramente, andremo un po' per le lunghe questa sera. Poteva dare bellissimamente palla sulla destra al proprio compagno e sicuramente l'avrebbe messo in porta. Lautaro sceglie la soluzione peggiore e tira in porta, ok? Tira in porta centrale bloccato da Reina. Azione che riparte, contropiede la Lazio, palla che va a Felipe Anderson che gliela scarica di immobile sulla sinistra, entra in area di rigore sinistro, palla respinta da Handanovic, secondo me Handanovic se la respinta un po' così così, la poteva respingere molto meglio, arriva Felipe Anderson, tapping vincente, gol del 2-1. E qui si accende la rissa, Dumfries che va a prendere per il petto, a Felipe Anderson che subito alza le mani in segno di scuse perché lui ha soltanto continuato l'azione. E qui, ragazzi, proteste veementi dei calciatori dell'Inter, no, proteste veementi perché volevano che gettassero la palla fuori. Però, ragazzi, cosa dice il regolamento? Cosa dice? Non lo dice Gaetano Scalandra, non lo sto dicendo perché qui cartellino rosso, non so per chi, per un calciatore della Lazio nel frattempo, a partita finita. Che cosa dice il regolamento? Ma non dice che è da una scalandra, non perché sono juventino. Il regolamento dice che il gioco va fermato in caso di colpo alla testa. A Di Marco, a centrocampo, il colpo alla testa non c'è stato perché c'è stato un fallo sul ventre, no? Fallo sul ventre. L'azione è proseguita, ok? Quindi c'è stato il vantaggio si è regolarizzato, ok? A quel punto, se l'Inter avesse segnato con Lautaro Martinez con il tiro da fuori area, nessuno avrebbe detto niente. Non è che i calciatori della Lazio avrebbero detto: è vero, potevate mettere la palla fuori visto che il vostro calciatore era a terra, o no? A quel punto, quando tira Lautaro Martinez e la palla viene bloccata da Reina, è finita l'azione e quindi si riprende con un'altra azione. Allora, perché la Lazio avrebbe dovuto mettere la palla fuori? Spiegatemi questa cosa, ragazzi. Me la dovete spiegare, però. Se la Lazio non avesse segnato, non avrebbero fatto tutto questo casino. È evidente che questo casino è uscito perché la Lazio ha segnato. Se la Lazio non avesse segnato, non ci fosse stato questo casino qua. Quindi, ragazzi, per me il gol della Lazio è assolutamente regolare. Regolarissimo, perché il fallo è vero che c'è stato. C'è stata la regola di vantaggio. L'azione dell'Inter si è concretizzata. Lautaro ha sbagliato perché poteva dare la palla sulla destra e avrebbe messo il compagno di fronte a Reina, che molto probabilmente avrebbe segnato. Perde palla, riparte la Lazio dal portiere, contropiede, gol del 2-1. Qual è il problema? Poi Irrati ha ammonito tutti, tutti ha ammonito, non ho capito perché ha ammonito Felipe Anderson e non ha ammonito Dumfries, che è andato a prendere per il petto, così con la maglia, a Felipe Anderson. Quindi, boh, ragazzi, boh. Ovviamente siamo in Italia. Si farà polemica, si dirà che la Lazio ha rubato la partita, perché ragazzi vedrete che diranno queste cose qui, però molta gente purtroppo ignorante non va a applicare, non va a vedere il regolamento qual è. Il regolamento dice che la palla si butta fuori solo in caso di colpo alla testa. Se la voglio buttare io, se voglio fare un gesto di fair play, io lo faccio, ma se io voglio continuare l'azione, io l'azione la continuo, ragazzi. E ve lo dico per esperienza, perché sapete quante volte i calciatori della Juventus sono a terra e gli avversari non buttano palla? È successa una cosa del genere proprio a Napoli qualche anno fa. Qualche anno fa, ragazzi, qualche anno fa, a Napoli c'era un calciatore della Juventus a terra. Napoli non ha buttato la palla fuori, anzi, vi dirò,
In un'azione la Juventus gettò palla fuori, quindi quando si doveva riprendere il gioco, la rimessa laterale doveva essere della Juventus, cioè praticamente il Napoli doveva restituire palla alla Juventus. Il Napoli non ha restituito palla alla Juventus, quindi ha fatto un gesto molto antisportivo e poi in fin dei conti ha perso la partita di Napoli, ha pigliato in culo, vabbè, questi sono dettagli, no? Quindi ragazzi, io di gol irregolare qui non ce ne vedo proprio, perché se la Lazio non avesse segnato, non... Tutto sto casino, non avesse uscito. Poi vogliamo parlare della partita, ragazzi. Parliamo della partita, ok? Parliamo della partita. Secondo tempo, primo tempo Inter molto bene. Secondo tempo, i primi 10 minuti poi si è letteralmente spenta l'Inter. La Lazio ha avuto la meglio. E quindi direi che secondo me la vittoria della Lazio è meritata, ragazzi. Meritata perché il secondo tempo l'Inter pensava già di averla vinta la partita. Ma le partite si sanno che durano 90 minuti, no? Si sa che durano 90 minuti le partite. L'Inter ha smesso di giocare al 55esimo e 56esimo all'incirca. La Lazio ha preso campo, ha pareggiato la partita, calcio di rigore nettissimo, così come era netto quello dell'Inter al primo tempo, quindi rigori giusti tutti e due. E poi di lì in poi ha jucato solo la Lazio. E difatti ha vinto la partita meritatamente 3-1. Man of the match per me, ragazzi, Felipe Anderson. Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti, ci vediamo domani sera per il post partita di Juventus Roma e sempre Forza Juve.